Robby, io vado a fare dei servizi. Dammi le chiavi di casa, ecco, e qui. Ci vediamo tra un po'. Non ti preoccupare, ci sono io qui in casa. Tu non accettare le caramelle agli sconosciuti. E mi raccomando, guarda sia a destra che a sinistra prima di attraversare. Sembri mia mamma ogni volta quando fai così. Comunque non ti preoccupare, ciao. Ehi. Ah, sì. Ciao. Conosco perfettamente la mia Dani. Sì, conosco bene la mia Dani. Perché scusami fra, cosa hai da dire? Io sono fidanzato da un sacco di tempo con Dani, quindi certo che la conosco tanto bene. Ah sì? Potrei conoscerla da tantissimo tempo, ma secondo me non ti ricordi come si conquista una ragazza. Ma cosa vorresti dire? Io... certo che mi ricordo come si conquista una ragazza. Dani la potrei conquistare altre mille volte se volessi. Ah sì? Te lo ricordi? Certo. Vediamo, il primo appuntamento. Dove andresti con la ragazza? Beh, non mica devo farlo un primo appuntamento. Andrei dove voglio andare. No, non te lo ricordi perché non sai. Non ti ricordi come si conquista una ragazza. Ah, perché tu allora sapresti conquistare una ragazza? Io sì, assolutamente. Vuoi sapere dove andrei la prima volta? No, non voglio sapere dove porteresti Dani ad un primo appuntamento, onestamente. Sei solo invidioso. Ah, sì? Perché sicuramente io, il sottoscritto, la porterei in un posto magico. Ah, sì? Allora sai cosa ti dico? Io sono così sicuro che riuscirei a conquistare Dani altre milioni di volte che ti sfido. Facciamo una gara a chi riconquista Dani. Ah, sì? Sfida accettata. Però mi raccomando, non dovrai essere Franci, dovrai fingerti qualcun altro. Puoi essere un Armando, un Mario, un Carlo, ma non Franci, perché Dani, se tu dovessi vincere, non deve mettersi con te. Ah sì? Ok, andata. Perfetto, che vinca il migliore. Io! Robby! Ma chi è che bussa così alla porta? Ciao, scusami, non volevo disturba. E tu chi sei? Piacere, sono Billy. Ok, e come mai sei venuto a casa di Daniel Robby? Perché stai piangendo? Ho perso la mamma. Tua mamma? Tranquillo, andrà tutto bene. Ora vieni di lì con me. Ok. Dani un giorno vorrà essere madre, quindi perché non innamorarsi di un fantastico e dolce bambino come me? Dani, arriva! Magari ti ricordi il numero della tua mamma, potremmo chiamarla oppure chiamare la polizia, forse è la cosa migliore. No, la polizia, no, io ho paura! Ho paura della polizia, no, ho paura! No, ho paura! Tranquillo, andrà tutto bene. Sei qui a casa mia con me. Io ti proteggerò, va bene? Ti proteggere veramente? Sì, certo, grazie, ad ogni grazie. Costo. Grazie. Tranquillo. Però ho una domanda da farti. Sei un bambino un po' strano. Perché hai la barba? Perché ho la barba? Mia madre mi dà tante verdure. Ma... secondo me sei un bambino un po' troppo alto. Perché bevo tanto latte, sì, il latte buonissimo. Però non riesco a capire perché ti trovi qui a casa mia. Secondo me dovresti uscire e ritornare da tua mamma e cercarla in qualche ma modo. Ma non so come fare perché non so dove sia la mia mamma. Senti, stavo pensando, perché non andiamo insieme a cercare la mia mamma al parco giochi? Così giochiamo insieme. Sei davvero bella. Grazie, sei potremmo molto... essere fidanzati. Assolutamente no. No, ti presento a mia madre. No, andiamo esiste. Al parco. Io e te no, io non posso assolutamente fidanzarmi con una un bambino. Quindi ti consiglio di tornare da tua mamma. Come faccio? E ci vediamo un altro giorno. No, perché? Finalmente un po' di tranquillità sul divano. No, Maria, ma chi sei tu? Mi stai facendo male. Oh, ciao. Ciao. Non avevo visto che c'era un altro essere bello almeno tanto quanto me qui. Ah, beh, ti fai complimenti da solo, ok. Beh, sono effettivamente bello, non puoi
dire di no, guarda che occhi e che capelli lunghi. Porto sempre con me uno specchio perché posso sempre ammirare tale bellezza. E se vuoi, tu potresti ammirarla insieme a me. Sai che bello? Noi due a guardare me tutto il giorno. Sei Dani, giusto? Sì, sono Dani, però io non ti conosco, quindi mi sembra un po' troppo, no? Onestamente non pensavo che saresti riuscita a continuare a parlarmi. Di solito le ragazze quando mi guardano perdono il fiato, perdono le parole. Io sono Samuele, piacere, e potresti farti un po' più là? Ma... per favore. Ma non sei per niente un gentiluomo. Un gentiluomo non ha bisogno di essere bello. Io sono bello, non ho bisogno di essere gentiluomo. E volevo farti spostare perché qui c'è una luce particolarmente bella per farmi vedere. Guarda, sono ancora più bello così, guardami. Guardami. Vuoi baciarmi adesso, vero? Vuoi fidanzarti con me? Assolutamente no, non ci penso minimamente. E sai cosa ti dico? Guarda, lì in fondo vedo una luce molto particolare. Con quella luce potrei essere ancora più bello. Sì, dovresti proprio andare. Vieni con me, ti porto lì. Quindi andremo in giro per il mondo a cercare le luci migliori per guardare quanto sono bello? Sì, andremo insieme, però ora dobbiamo... L'ho conquistata, quindi? Beh, te lo dirò quando andremo lì. Ok, allora io ti aspetterò lì. Okay. Oh, mia dolce Dani. Ho già vinto. Ovviamente non è affatto bello quel tipo. Proprio lì. Ok, continua ad andare dritto. Sono bellissimo. Sì, più sempre dritto. Ora più avanti ci sei quasi. Ok, perfetto. Per fortuna è andato via. Devo proprio cucinarmi qualcosa, ho famissima qui. E tu chi sei? Io sono una persona importante. E perché sei vestito così? Devo sicurezza in questa casa. Oh mamma mia. Io controllare che tutto sia a posto. Perché... sì, però non ti avvicinare un po' troppo perché non ti conosco e mi fai davvero paura con queste mosse. Sicurezza, controlliamo qui, tu cosa c'è? C'è un problema, tutto a posto. Wow, io sistemo tutto. Scusi, vorrei sapere com'è entrato qui in casa mia. Dalla finestra, perché qui devo controllare tutto che sia tutto a posto per la tua sicurezza e incolumità. Ragazzi, sicurezza. Dani ama le avventure. E chi è più avventuroso e forte di un ninja? Sicura! Ora che ci penso, potresti andare a fare queste mosse strane da un'altra parte. Nemico? Nemico? No, nessun nemico. Dove devo andare io? Fuori di casa, sì! Io qui sicuro, no. Porta chiusa! Ladri! Ma quale ladri? Qui in casa mia non c'è nessuno! Senti, silenzio. Non c'è silenzio! Sento un rumore! Dove? C'è un ladro! Dove? C'è un ladro! Dove? Qui fuori! Ma chi era quel pazzo? Sarà tornato! Qualcuno per caso ha contattato il personal trainer per fare un po' di esercizio fisico? No, in realtà stavo... Subito due giri di casa, Corey! Uno, due! Le ragazze adorano i ragazzi sportivi e quindi adesso io conquisterò Dani con i miei muscoli e la mia attività fisica! Andiamo! Allora, questa mano sta sopra e questa fa una rotazione e continua a correre! Ok, però io non ho chiesto nessun personal trainer! Non c'è bisogno di chiedere, lei può pagare in amore! In amore? Esattamente! No, a me non piacciono i ragazzi con i baffi! Troppo sportivi, no, a me piace mangiare! Mantenga! Sa cosa devo fare per dimostrarle quanto io sono disposto a fare per lei?
No! Io scalerò questa casa! Come scalerà questa casa? Scalerò questa casa solo per lei! Guardi, io scalerei anche in cima al mondo per lei! Scenda, si può far male! Poi devo chiamare l'ospedale! Scenda immediatamente! Possiamo andare a fare una scalata insieme così! Sì, però non in casa mia! Ok, non in casa mia! Quindi andiamo a casa mia! Domani, va bene domani? Domani? Quindi è un appuntamento? Sì! Mi devo reidratare. Oh mamma mia. No, non si beve in questa maniera. Questa è acqua fresca. Vuole anche lei un po' di acqua fresca? Possiamo condividere la stessa borraccia. Solo io e la mia Dani. No, grazie. Non avvicini qui. Ma si può sapere perché oggi mi devo bagnare? Chiuda questa borraccia. E le consiglio un parchetto qui vicino. No, niente parchetto, io non ci casco, sa? Non c'è nessun parchetto in realtà. E quindi io adesso le mostrerò quanto sono forte. Guardi! Uno, due! Guardi qui! Ecco, io lo sapevo. Ora però esci fuori da casa mia. Ok. Oh, mamma mia, quanto è pesante! Ha davvero tanti muscoli. Ecco qui. Finalmente. Ben fatto, Dani. Devo sistemare tutto il letto alla perfezione. Cos'è questo rumore? Devo andare a controllare. Ma sbaglio? O viene proprio dal bagno? Questa non è la voce di Robby? Bellissima, sì. Dani, sì. Dani, scusi? Dani, sì. E lei chi è? Bella sei tu. Dani. Io non mi aspettavo un cantante in casa mia. Non ho chiamato nessuno. Cosa fai? Mi sta interrompendo. Forse ha sbagliato il concerto, forse lo doveva fare a casa della vicina, non da me. Ma lei è Dani? Sì. E allora non ho sbagliato perché tu sei bella, sì. A me non convince affatto questo tipo. Sei. Tutte le ragazze adorano i cantanti, quindi... Dani, arrivo. Sei bellissima, Dani. Sì. Vieni con me, sposati con me. No, io ho già un fidanzato, non mi interessa. Ma chi? Ma chi è? Come mai l'hai portato con te? Si chiama Robby, mio fidanzato. In questo momento non è in casa, quindi mi dispiace. Ma no, deve andare Robby via di qui. Non esiste più. Mamma mia. Io sono perfetto e lo sai pure tu. Ma come si blocca la canzone? Non mi fermo mai. Ehi, Dani, tu lo sai. Ho capito. Ora prendo una scopa. Ma cosa, no? Se scopa, se spazza, non fare la pazza. Dani, no. Ora te ne devi andare. Siamo via perfetti di casa. Per stare insieme. Via, non via. Non più vieni con me, amore. Via, stupidissimo. Oh mamma, ma questo pensava di essere un concerto! Oh, io non le capirò mai queste persone! Allora, eccesso di bellezza. Sono signorina, per tutto quanto più o meno siamo sui 715 euro! E tu chi saresti? Sono un poliziotto, non mi vede? Sono un vero e proprio poliziotto. Ecco qui a lei. C'è scritto: per eccesso di bellezza, per due occhi fantastici, un nasino super carino e una boccuccia da dare tantissimi baci, una multa di 700 più o meno, vabbè, facciamo 650 euro perché lei, guardi, faccio 650, ok, adesso sì. Mi scusi, signor poliziotto, non ho capito, dovrei pagare una multa per la mia troppa bellezza? Esattamente. Comunque non mi sono presentato, piacere, sono Carlo il poliziotto. Beh, io non vado d'accordo con i poliziotti che mi fanno pagare così tante multe.
Beh, se vuole potremmo andare a cena fuori e potrei toglierle qualche multa. D'accordo, allora sì, accetto, possiamo andare a cena fuori e... Però mi deve levare entrambe le multe. Cosa? Ha accettato una proposta di questo tipo? È contro la legge, mica posso levarmi le multe no, io no. Quindi lei è in arresto. Cosa esattamente sta facendo? La cena ce la faremo in carcere, lei da una parte delle sbarre e io dall'altra. Ecco qui, queste qua le pagherà dopo, non si preoccupi. Adesso la porto dritta dritta in carcere. Carlo il poliziotto conquista un'altra ragazza. Non ci posso credere, aspetti poliziotto, ne possiamo riparlare. Ne riparlerò avanti a Francesco il giudice. Oh no!